prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream On Fly. Sono le 11:17 minuti primi. Buongiorno amici da Mariella Vitale, bentrovati. Siete su Radio Dream On Fly. Oggi è mercoledì, il 20 gennaio, giornata bellissima su Torino e noi qui in studio abbiamo accolto, dietro invito, ovviamente l'abbiamo invitato, un commerciante storico, direi, di Torino, perché insomma la sua attività ha un bel po' di anni. Adesso glielo chiediamo, che è Giorgio Ruga, e lo saluto subito. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno a lei. Buongiorno. Dicevo, quanti anni è che lei fa il commerciante in via Barletta con la sua ferramenta? Allora, diciamo che siamo sui 35 anni, diciamo, definirmi storico. Beh, oramai, di Torino, insomma, dopo 20 anni direi che già si diventa, diciamo, abbastanza in questa, sì, nonostante l'età, diciamo. Sì, ecco. Diciamo, come attività parlavo. Diciamo sì, che in effetti siamo su via Barletta da 35 anni, quindi diciamo abbiamo avuto modo di percepire, evolversi di tutti questi tre decenni, no? Sì, sono parecchi. Purtroppo sì, sono parecchi, da una parte bene, dall'altra male, e uno mette insieme il tutto fino ad arrivare, diciamo, ad oggi, che oggi sicuramente non è una delle annate migliori. Il suo settore è quindi la ferramenta, che io credo che sia uno dei luoghi più diciamo più carini per andare a cercare delle cose stranissime. Io non sono un maschietto, però mia mamma da piccola mi diceva sempre: vai dalla ferramenta che lo trovi. Sì, in linea massima diciamo che il vantaggio un po' del discorso del via Barletta, perché noi ci definiamo anche appunto sulla nostra pagina Facebook, sì, il borgo di via Barletta, perché in effetti via Barletta è un po' un borgo di un insieme di commercianti che offrono appunto diverse opportunità di acquisto. Ecco, diciamo per chi non segue da Torino che via Barletta si trova in una zona di Torino molto fervida, era brulicante di attività, sì, che è Santa Rita. Sì, esatto, Santa Rita, che è innanzitutto presenza di fatto la piazza la chiesa, diciamo, storica di Santa Rita, il certo, santuario, e da lì parte appunto via Barletta. E come dicevo, appunto via Barletta dà questa buona opportunità, diciamo, è un po' come un grande magazzino all'aperto, sì, no? Nel senso, sì, con tante attività, sì, le più disparate. Per quanto concerne, diciamo, il mio settore, sì, un settore che a oggi si è dimostrato molto, diciamo, utile, ma al di là del commercio, ma proprio alla sintonia che si è venuta a creare con tante persone. Ripeto, è un borgo, può essere, sì, la ferramenta, può essere il negozio di abbigliamento, certo, commercianti che sono, al di là del fatto di essere commercianti, sono persone, presenze, che sono presenti sul, esatto, territorio. Esatto. Lei fa parte tra l'altro di un'associazione, no? Io faccio parte, diciamo, di un'associazione, non rientro nel gruppo direttivo, però sono anni appunto che questa associazione... Come si chiama? L'Associazione Commercianti e Residenti di Via Barletta. Ah. Diciamo, e insieme cercate comunque di portare avanti un... Diciamo, esatto, portare avanti... tutte le iniziative che riguardano i commercianti, i, no, commercianti della zona. Non solo, diciamo, diciamo che determinati, diciamo, eventi, per sì, così sì, essere voluti, diciamo, definire, hanno un po' toccato anche diciamo materie inerenti, non so, alla disabilità, diciamo, nei tempi. Sì. Ripeto, ci reputiamo, diciamo, delle persone, diciamo, attenti per quanto concerne, diciamo, il territorio che presidiamo e per tanti anche luogo di residenza. Certo, certo. Perché vivete il territorio, quindi... Viviamo il territorio, tra quindi... Tra l'altro le associazioni di categoria, cioè come le associazioni commercianti, come quella della quale mi sta parlando adesso, sono quelli che organizzano le feste di strada, no? Fino a quando non c'era il Covid, le feste di strada erano un momento di aggregazione bellissimo. Sì. Sì, diciamo di sì, anche se tendenzialmente si è sempre cercato un po' di volerle in qualche modo fare diventare un qualcosa in più, di come dire, un semplice ritrovo di aggregazione. Sì. Quello sì, sicuramente, è la fonte. Però cercare di diversificare con appunto attrattive differenti, cosa che è sempre molto difficile, perché ovviamente tutto ciò comunque sia ad
dei costi, certo. Che buona parte ormai vengono accollati, diciamo, ai commercianti, e sì, in parte, diciamo, a quelli che possono essere coloro che vengono a diciamo esporre certo, certo. E per quest'anno ovviamente sicuramente, come d'altronde un po' in tutta Torino, sì, e non solo, no, credo in tutto il mondo in tutto così. Il mondo, esatto, e questo è, diciamo, è l'ultimo problema, ecco, sì, per quanto concerne, diciamo, diciamo questa tipologia di eventi. I problemi sono appunto dovute alle restrizioni per il Covid, sicuramente, ma io diciamo mi riferisco, diciamo, a quelle attività, sì, quasi i settori della ristorazione, i settori che hanno subito realmente delle drastiche chiusure, che fanno molto pensare, arrabbiare, fanno, non si capisce, ecco. A parte la tristezza di andare a prendere un caffè al bar e mangiarlo vicino al bidone della spazzatura, berlo al bidone, cioè è veramente una cosa che non si può vedere. No, assolutamente no. Per me, perlomeno da consumatrice, ma nemmeno, ma se, cioè è veramente di una tristezza. Però quale potrebbe essere l'alternativa, signora Ruga? Sicuramente è molto difficile, perché sentenziare è sempre siamo molto tutti facile. Bravi a criticare, siamo tutti molto bravi a criticare. Sì. Nel mio piccolo e nel nostro piccolo, ripeto, di piccole attività, di piccole botteghe, di piccole ristorazioni, io mi sento di dire che si è tenuto un po' forse a generalizzare un po' troppo, no? D'altronde non è che uno poteva andare a fare nel dettaglio, no? Tu fai così, l'altro fa così, esatto, ecco, uno per tutto, ecco. Quindi appunto diventa difficile per quello, sì. Però è ovvio che il commerciante che sa di attenersi scrupolosamente a normative, a regole, e a trattare in un palmo di mano la propria clientela, si sentirebbe in grado di poter far fronte all'impegno della sanificazione, del mantenimento, ma certo, delle distanze. Ma certo che sì, anche perché si erano strutturate molte persone e molti commercianti. Adesso se uno pensa anche semplicemente alle palestre stesse, hanno in qualche modo si sono dovuti adeguare inizialmente a determinati criteri indubbiamente. Non pensa, signora Ruga, che per quanti, per 10 che possano mantenere, sanificare, fare tutto in regola secondo tutti i dettami, per prevenire, per evitare contagi, cluster di contagi, eccetera, sì, eccetera, dall'altra parte ci possono essere, non da parte dei ristoratori, io non voglio assolutamente fare un'accusa, ma di un pubblico che magari è talmente nutrito, parlo, non lo so, dei Navigli, parlo di un sacco di, abbiamo visto a Milano delle scene incredibili, dove poi il mantenimento delle distanze, il distanziamento sociale diventa davvero complicato, al di là del fatto che il povero ristoratore abbia fatto di tutto per mantenerle, ma non può prendere a pugni quella gente per farsi allontanare. Esatto, ecco, esatto. Il problema credo che sia quello. Sicuramente sì, ma d'altronde è un po' intrinseco nell'italiano questo, sì, no? Quello di fare le regole e infrangerle. Esatto, però giustamente, come dice lei, non sta a noi farla rispettare. Certo. Basta vedere, per dire adesso, la mobilità alternativa, no? Sì. È un'ottima cosa, però come dire, non è il commerciante o il passante che può farsi carico di questo, che deve in qualche modo svicolare in mezzo al marciapiede o farlo andare non in contromano, cioè dovrebbero esserci, diciamo, delle attenzioni maggiori, ecco. Mi sembra un po', non so se anche lei ha questa impressione, quando si era piccoli e la maestra puniva tutta la classe per uno o due che facevano le birbe, diciamo, ecco, allora si stava tutti in punizione, così basta, non si discute più. Esatto, un po' così? È un po' così, sì, con la differenza che però un tempo uno imparava la lezione. Ah, sì, certo. E di conseguenza
poi rispettava. Sì. Invece adesso non è più così, secondo me. Sono cambiati molti tempi, sono cambiati anche molti ruoli, le responsabilità degli stessi. Sì. Francamente io metto anche le condizioni di coloro che dovrebbero far rispettare le mie regole normative. Sì. Lei mi ha parlato di scuola. Sì. Se mai un professore dovesse mai atteggiarsi a un simile comportamento, io penso che sia possa essere subito in tribunale. Subito, cioè io ricordo le tirate di orecchie, le bacchettate sulle mani e quelle certo. Comunque se la messa ti chiamava asino non era un insulto da dargli davanti al tribunale. Assolutamente no. Eri un asino, non esatto, avevi studiato. Esatto. Io sovente me lo lei porta comunque ancora dietro gli strasci di questi traumi infantili? No, le dirò, no. Anzi, tutto ciò che che ricordo con estrema dolcezza è appunto, sono appunto le scuole primarie. Sì. Io vado a pensare alle poesie che posso ancora ricordare, sono quelle delle elementari. Bravo, sì. Perché era tutt'altra cosa. Esatto, era tutta un'altra cosa e forse però a un certo punto, mi perdoni se esco un po' fuori dall'argomento, a un certo punto noi che abbiamo avuto questo tipo di formamenti proprio dalle scuole, certo, eccetera eccetera, dai nostri figli in poi è successo qualcosa. Allora, qui c'è un momento in cui sono cambiate le cose. Siamo noi che abbiamo fatto cambiare le cose, che avevamo una formazione diversa e che per una forma non ho capito di che cosa abbiamo cambiato completamente con i nostri figli, o è successo qualcosa a livello globale che ci ha portato a questa disobbedienza costante, questa ribellione a prescindere? Ma sicuramente buona parte delle colpe è anche nostra, non lo metto in dubbio. Tendenzialmente diciamo un genitore cerca di evitare magari ai propri figli quello che in qualche modo possono essere state delle privazioni, percepito come una privazione diciamo quando erano alla loro tenera età, diciamo. Sì, però non era probabilmente quello lo scopo, no? Cioè se uno vuole evitare delle cose, esatto, non è perché gliene vuole insegnare di peggiori. No, esatto. E quindi si è dato un modo, si sono dati gli strumenti per i quali magari uno pensava di poter. Poi certo, esiste il genitore magari, adesso non voglio criminalizzare ma è giusto un pur parlare. Il genitore comunque sbaglia sempre. Sicuramente, per bene che faccia sbaglia. Esatto. Io infatti ogni volta nel mio cantuccio ringrazio mio padre buonanima e oggi gli chiedo scusa spero di fare soltanto i tuoi errori. Esatto. Se così sposano i figli, tra virgolette. Ma adesso a livello di associazione, a livello di commercio, con tutte queste restrizioni, vi è venuto in mente di fare qualcosa che si possa fare compatibilmente con tutte queste restrizioni, oppure c'è un immobilismo, forse un modo per attendere che le cose cambino? Sicuramente c'è una grossa attesa, forse anche grazie alle vaccinazioni, che insomma prima o poi entro la fine dell'estate pare che dovremmo essere vaccinati. Sì, però l'estate è ancora lunga. È lunga, lontana, sì. Al di là di quello, veniamo anche da un anno di grosse restrizioni. Devastante. Sì. E quindi, ripeto, anche se l'estate possa essere da qui a 4, 5, 6 mesi, per tante attività questo appunto è deleterio. Ci sono attività per le quali io nutro una particolare ammirazione per quelle che sono in qualche modo reinventate. Certo. Quindi io penso all'asporto, penso a però purtroppo diventa veramente molto difficile, perché è difficile appunto per loro lavorare sia a livello economico e sia a livello strutturale. Poi se uno sta a pensare, cioè, il commerciante non è la grossa azienda che si può permettere di
mettere in cassa integrazione X persone oppure avere la potenza tale da poter in qualche modo mettere a tacere i propri debitori o creditori, ecco. Certo. E quindi mantenere dei posti e degli impieghi a quelle persone che attualmente sono in queste situazioni è davvero molto difficile, impossibile. Per quanto concerne il discorso di Barletta, sì, c'è la voglia, c'è l'entusiasmo di voler rinascere, io trovo che sia fondamentale nei commercianti, ma in generale, io parlo per la via nella quale la coesione in queste circostanze, il cercare di collaborare il più possibile, se poi tutto questo possa essere appunto tramandato anche nella presenza di altre associazioni sul ben territorio, ben venga. Certo, perché questo interscambio, ecco, uno dovrebbe smettere un attimino di guardare il proprio orticello, no? Perché non è che con l'orticello intanto questo virus non ha risparmiato nessuno, assolutamente no. Ricchi, poveri, bianchi, gialli, verdi, certo, non ha colore, sicuramente assolutamente non ha colore. Beh, è molto democratico. Sì, tendenzialmente sì. Peraltro io rientro in un codice ateco dove ormai si parlava di tabelle marciologiche, sì. Oggi sono codice ateco. Sì, sì. Quindi lei ha un codice ateco. Ho un codice ateco per il quale io durante anche il primo lockdown ha potuto lavorare. Ho potuto lavorare mantenendo un personale a casa. Perché la ferramenta mi pare che abbia anche tutto quello che una serie di articoli di prima necessità. Certo. Però appunto non mi limito a guardare il mio e affacciandomi sulla via, vedendo tante serrande abbassate ciò che dico è di sicuramente andare avanti e cercare di vedere in maniera più positiva questo periodo e cercare di vedere il quanto prima la fine del tunnel, ma collaborare. Bravo, questo collaborare. È un ragionamento di buon senso, che secondo me è quello fondamentale per poter andare avanti. Signor Giorgio, ieri insomma si è un po' più o meno sventata una crisi di governo, più o meno. Adesso vedremo gli sviluppi. Sta di fatto che comunque, in ogni caso, che se ne dica, il presidente Conte ha portato a casa questo recovery plan, che insomma dovrebbe portare un bel po' di respiro alla nostra nazione. Si parla di rinascita. Volendo fare tutte le scremature del caso, tutti i dubbi del caso, tutte le perplessità del caso, ammesso che questo possa avvenire, come percepisce lei? Come sente lei la nostra nazione, Torino, ma tutto, alla luce di questo che deve arrivare, come se ci fosse stata una guerra, come un'eventuale rinascita, come la percepisce? Ma se io penso a Torino, quale prima capitale d'Italia, non voglio andare troppo indietro nel tempo, no. Però se io penso a Torino come è nata e cosa è nato in Torino, sì. Dal settore automobilistico, dal settore tessile, alla RAI, alla radio, parliamo di radio, la radio è partita da Torino. Esatto. Certo. Vedersi sfuggire queste enormità di strutture lavorative, questo mi fa molto pensare. Abbiamo vissuto delle Olimpiadi a suo tempo che hanno dato, tra virgolette, una boccata sì di ossigeno, dall'altra una sventata di visibilità, più che altro una sventata di debiti impensabili. Penso che sicuramente venissero investiti in maniera opportuna, ci possa essere una rinascita, quello sì. Certo. Bisogna vedere come. Esatto, e noi stiamo a guardare, vediamo un po' che cosa fanno. Sì, sicuramente. Non possiamo fare nient'altro che stare a guardare. Per il momento possiamo fare solo questo. Finché la gente continua appunto ad avere questa pazienza. Certo.
Però c'era un'altra cosa che volevo dire, la svolta green, tutto sarà orientato verso tutto quello che è ecologico, tutto quello, quindi anche forse il suo settore, quello della ferramenta, no? Potrebbe avere una rivoluzione nell'assortimento, in quello che si può trovare. Ma diciamo che per quanto concerne il settore nostro, sull'ecologico già si parla già mai da decenni smalti, idropitture, sì, a bassi, che sono tossiche, bassi, sono bassi, certo, corcivi, a vernici che evitano appunto il contributo a questa intanto il buco dell'ozono si è chiuso, ecco, appunto, ecco, quindi ecco, quindi vuol dire che c'è già, no, in linea massima appunto per quanto concerne il discorso inquinante degli articoli, sì. Certo che quello che trovo è sicuramente che negli articoli di ferramenta diciamo sono utensili che hanno, certo, una loro, hanno un maggior peso. Durata, un loro peso, sì. E non è un fattore consumistico, ecco, un fattore no, di necessità, certo. In qualche modo la ferramenta, come suol dire, è un po', mi perdono il termine, sì, è un po' un maiale, non si butta via nulla. Non si butta via nulla e si trova di tutto. No. era un classico, come dire, detto, diciamo, piemontese. Sì, ma a proposito di rimanere sul piemontese, proprio due giorni fa, in una testata giornalistica online che poi Torino... non è così, comunque, vabbè. No, ma certo. In una testata giornalistica torinese, che è Torino Today, è uscito un articolo dove si diceva che noi a Torino si dice sempre, da sempre, esagerumanen, ed è giunto il momento di dire esageruma, cioè di uscire da questa modestia, da questa voglia di stare un pochino in disparte, di fare le cose, perché poi alla fine lei ha elencato delle cose che a Torino sono state fatte, dalla quale sono partite enormi progetti meravigliosi, che poi sono partiti, sono andati in tutto il mondo e poi naturalmente a Torino non ci sono rimasti, certo, proprio forse per una questione di questo non esagerumanen, cioè sì, l'abbiamo fatto noi la radio, ma esagerumanen, no, esageriamo. Ecco, dovrebbe essere una nuova forma. Quello che sì, sicuramente, sicuramente. Il fatto di essere in questo periodo appunto laboratorio di progresso, così tanto decantato, macchine a guida autonoma e quant'altro, per carità, va tanto bene, però sviluppiamoli anche. Cioè, ecco, esatto. Non vedo il motivo per il quale si debba poi andare a esportare non ciò che andiamo a creare, ma proprio che noi andiamo a mollare ciò che possono essere le nostre idee per essere sviluppate. Bravo. Non solo nel territorio nazionale, ma al di fuori del territorio. Tutto questo fa pensare, secondo me, no? Certo. Io mi domando il motivo per il quale ci debba essere costantemente questo esodo, diciamo, all'estero, per quanto può concernere anche la produzione industriale e via dicendo. Sì. Sicuramente avremo dei costi che l'Italia in qualche modo non agevola diciamo, ecco. Però è successo anche quando lo Stato ha aiutato molto le aziende, queste aziende non appena sono cessati questi aiuti se scappati, ne sono andate, ecco, quindi cioè, certo che sì, come vede, certo che sì, è un gatto che si morde la coda, o la fai in un modo o la fai in un altro, sì, sempre gli interessi delle aziende si fanno, cioè. Io sono di... esatto, cioè. Ma l'interesse dell'azienda, ok, però se uno guarda anche, per dire, anche l'interesse del singolo, del privato, si parla, certo, appunto, certo, già da anni di reddito di cittadinanza, certo, adesso ci dovrebbe essere il reddito universale, ecco, questa è una proposta a livello europeo, sì, però io mi chiedo, ma perché ben venga, sì, perché questo permetterà a chi non se lo può permettere di venire anche nella sua ferramenta perché le manca il chiodo e venirsela a comprare, perché prima non poteva. Ma io sono convinto che buona parte di queste persone vorrebbe lavorare, guadagnarsi anche di quei soldi. Ma certamente.
E quindi mi chiedo perché non si riescono a creare delle strutture e delle industrie dove poter far lavorare questa gente. Assolutamente, questo, però non si può neanche lasciarle in disparte se non c'è l'occupazione. Certo che no. Ecco, però quindi, se non continuerà a non crearne, ci sarà difatti deve essere una cosa equa. Ma se a livello europeo, secondo me il problema non esiste solamente qui in Italia, perché evidentemente quello è un problema che esiste, anche se noi non ne siamo a conoscenza, perché noi chiaramente parliamo della nostra del nostro stato, certo. Sembra che in Germania vada tutto benissimo. Io ho degli amici che vivono in Germania, ma non è esattamente come ci raccontano. Perché il giardino, l'orto del vicino è sempre più buono, ma non è propriamente così. Quello no. Allora io la lascerei però con una con un aneddoto che mi hanno raccontato qualche tempo fa, e chissà se lei si riconosce in questo, quale imprenditore comunque, perché lei ha comunque un'attività. Dicevano la differenza che c'è tra, sull'esagerumenen appunto, tra un imprenditore piemontese e un imprenditore lombardo. L'imprenditore piemontese dice: raccogliamo i soldi e apriamo un'azienda. Il milanese o il lombardo dice: apriamo un'azienda e facciamo i soldi. Sì, sicuramente è un modo diverso, diciamo, come approccio a livello commerciale, quello è vero. A volte esporsi sicuramente è sicuramente il miglior sistema. Diciamo che probabilmente il piemontese forse è un po' più cauto nell'esporsi. È meno audace, lei pensa? Probabilmente meno audace, ecco. Diciamo che io sono dell'idea che le vie di mezzo alla fine ecco, sono sempre quelle che rendono. Sempre quelle di buon senso, no? Secondo me è sempre di buon senso. Allora, insomma, bisogna trovare la giusta... La giusta quadra, come in tutte quante le cose. Ma certamente. Non possiamo, ci hanno insegnato a camminare, no? Quindi step by step. Esatto. Ci possiamo ritrovare magari fra un po' di tempo e rifare un po' il punto per vedere un po' come stanno andando le cose, magari un pochino più avanti, quando adesso pare che la curva epidemiologica stia scendendo, siamo sotto il 3%, una cosa di questo genere. Non diciamolo troppo forte. Sì, ma scenderà ancora fine settimana, poi aumenterà lunedì e martedì, perché adesso così, perché le statistiche sabato e domenica facciamo chissà che cosa. No, esatto, io diciamo che ho mio figlio che ha ripreso scuola e vorrei tanto che appunto i mezzi siano... Ecco, difatti i mezzi sono un problema regionale, perché i trasporti sono regionali. Le scuole sono sicure perché sono sanificate, tutto viene rispettato, le mani, le mascherine, anche io e i miei nipotini che vanno a scuola, eccetera, certo, eccetera. Quindi certo, viene tutto, tutto fatto a regola d'arte. I trasporti, purtroppo, che sono regionali, hanno questo problema. Hanno garantito, diciamo, in effetti, questa, sulla riapertura di questa, di quest'ultima settimana, un maggior numero di corse, di mezzi e di navette a supporto. Sì. Me l'auguro e spero che ciò possa continuare, perché possa dare maggior tranquillità appunto ai familiari dei figli che a oggi si trovano appunto giustamente finalmente a poter interloquire, diciamo, con la propria insegnante. Certo che è un paradosso, quando eravamo ragazzi noi si cercava di non andare a scuola, mentre invece adesso si è raggiunto il contrario, non vedono l'ora di andare a scuola. L'unica cosa è che mi interrompo e questa restrizione sul mezzo pubblico, diciamo, questo contagio in qualche modo è stato sì preso in considerazione, ma non nell'immediatezza, mentre invece è stato subito nell'immediatezza invece la chiusura così a macchia di leopardo di tante attività, dove francamente per le quali è vero, ci potevano essere determinati accorgimenti. È difficile, io non riesco neanche ad immaginare, se fosse stata al posto di qualche ministro, al posto di che cosa avrei potuto, qualunque cosa, secondo me gli errori ci sarebbero stati. Sicuramente.
una situazione talmente imprevedibile che io credo che, cioè, fare il ministro durante una pandemia mondiale, no, credo che sia, certo, la sfortuna più grande che possa capitare, perché qualunque poi, cosa fai la sbagli. Quello sì, poi diciamo che il supporto a oggi si è visto anche, esatto, tutto sommato, non è, esatto, sia stato da parte, esatto, delle varie coalizioni. Purtroppo, mentre invece appunto come tra commercianti, no? Cercare di essere coesione, uniti e coesione, di andare avanti, coesione, superare il momento e poi tutto quello che si deve fare si farà, esatto, e si dirà, insomma. Certo che sì. Questo è un augurio che noi facciamo a tutti, no? Sì, sì. Io intanto la ringrazio per aver accettato il nostro invito. No, io ringrazio voi che mi avete invitato. Quando vuole tornare ci farà molto piacere, magari con delle novità. Sì, che quelle sono carine. Bene, esatto, certo, sì, sì, quelle sono carine. Certo. Intanto la lascio augurandole buona fortuna. Ogni bene a lei. Anche a lei. Grazie. A tutti. E noi ringraziamo anche i nostri ascoltatori per averci seguito fin qui. Grazie. Grazie a Giorgio Aruga, ferramenta di via Barletta a Torino. Lo diciamo così. Grazie. Faranno tutta via Barletta davanti. No, davanti, no, detto no, per cercare la ferramenta perché non abbiamo dato il numero. Va bene così. Va bene, va bene. Così, va bene così. Grazie e alla prossima. Grazie. A presto. Lei. Grazie. Radio Dream on Fly. Si vola in alto.